Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi nuovo video 3 on haul di Shein. Oggi vi farò vedere la mia selezione per quanto riguarda l'autunno con anche i vari trend in mezzo. Prima però di iniziare e lasciare il video vi ricordo che ho anche un codice sconto che vi lascio sia qui sopra in impressione che in info box ed è Erika24SBS. Comunque non vi preoccupate, vi lascio sia il codice qui sopra in impressione che anche in info box, oltre al codice anche i link per ciascun articolo, per ciascun capo, e come sempre anche il codice del prodotto, l'ID prodotto, il prezzo, il link diretto, insomma tutto e di più. Insomma, potete trovare tutto quello che vi serve nell'info box. Detto questo però, prima di iniziare e lasciare il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un piccolo like, mi potete trovare su Instagram come Red Eric e su TikTok come Ricardo Lancia con 2 O finali. Iniziamo! Inizierei sempre dagli accessori come al mio solito per poi arrivare agli outfit, e vi volevo anche dire che la maggior parte di tutti quanti questi capi li ho già indossati e quindi riesco a darvi anche una prima considerazione. In realtà, prima di partire dagli accessori, voglio farvi vedere una cosa che vi state vedendo indirettamente, ovvero la luce, il pannello LED. Ve lo farò vedere più del vicino nel dettaglio nel frattempo che vi parlo, ed è un pannello LED che ho preso per rifare il mio studio da zero, nel senso che abbiamo fatto già un primo episodio, diciamo, nel video che vi lascio qui su, in cui ho risistemato tutto quanto lo studio. In più ho aggiunto una scrivania perché non ce l'avevo, e ho messo gli altri strumenti che utilizzavo per registrare i miei video beauty nello studio. Quindi avevo aggiunto, diciamo, solo la scrivania e poi ho risistemato tutta la postazione. Questa volta però deve uscire il video, quindi non vi preoccupate, voglio risistemare completamente le luci. E così ho fatto, io non vedo l'ora di farvele vedere da zero. E questa luce che voi state vedendo indirettamente sarà il pannello LED che mi illuminerà sia nei video, così quindi haul, vlog, se c'è bisogno di luce eccetera, ma anche sarà il pannello LED che mi illuminerà il volto quando faremo i video make up. Quindi da ora in avanti qualsiasi video make up voi vedrete sul mio canale saprete che sarà fatta con questa luce frontale. È un pannello LED che ha 4 alette sia nella parte superiore e inferiore che laterali, per direzionare meglio la luce. Ha 3 livelli di bianco, quindi bianco caldo, bianco freddo, bianco caldo, e anche diverse intensità di luce. All'interno arriva proprio con il telecomando, che è differente rispetto a tutti gli altri pannelli LED che si trovano, diciamo, in commercio. Sembra quasi un telecomando di una TV, e posso praticamente cambiare qua i vari parametri, più luminosità, meno luminosità. Ad esempio ora sta diventando un po' più giallo, ancora più giallo, fino a diventare giallissima la luce, ma la rimetto neutra. Poi posso diminuire l'intensità di luce oppure aumentarla. Io vado sempre una via di mezzo. Poi posso accendere e spegnere, oppure posso fare anche modalità notte, cioè il pannello è acceso però modalità soffusa. E ho ancora la protezione per non far rovinare niente. Cuccioli, piano piano! Scusate, erano arrivati i miei cani che hanno praticamente distrutto metà set. E diciamo che gli accessori non fashion sono terminati. Iniziamo invece ora con gli accessori fashion. E i primi sono questi, che sono dei calzini, come si può ben notare. In realtà ne sono 5 paia. Allora, c'è questo bianco, c'è questo color panna, c'è questo beige caldo, e c'è questo che è un beige freddo, direi. In più ce n'è un altro che sono identici a questi ma neri, solo che saranno a lavare, a meno che qualcuno della mia famiglia non me li ha già rubati. Li ho presi perché sono in 100% cotone e io amo i calzini più alti, perché quelli, diciamo, normali mi scendono ogni volta e mi danno super fastidio quando cammino. Invece io amo questi calzini così alti. Sono diverse volte che li acquisto perché ce li ho in altri colori, mi sono sempre trovata bene, non segnano affatto la parte di elastico alla caviglia e sono anche elasticizzati, 100% cotone, quindi ottimi. Ora passiamo, diciamo, all'abbigliamento, ma è anche un accessorio, perché è un accessorio che vi tiene caldo, ovvero è un set di 2 pezzi. Abbiamo il primo,
che è questo. In realtà si tratta di due semplici maglie. Questa è quella nera a maniche lunghe e poi abbiamo questa color carne. Eccola qui. Sono maglie che, se notate, sono molto 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 sottili. Questa, diciamo, è la taglia L, ma se non erro era una taglia unica, cioè cosa ha scritto L, ma dovrebbe essere taglia unica. Comunque sono maglie molto sottili ma che tengono caldo, quindi d'inverno io le ho prese soprattutto per l'inverno, o se ad esempio se ho dei capi in stile autunnale ma di tessuto più leggero, metto queste maglie sotto. Io poi sono diventata abbastanza freddolosa nel corso del tempo, perché prima non lo ero, e quindi queste maglie, anche con questo scollo bello ampio, no, dovrebbe tenermi calda. E l'ho presa sia color carne per metterla magari sotto anche a maglioncini bianchi, maglie bianche a maniche lunghe, per fare, diciamo, più strato, perché sono sottili ma comunque vi tengono caldi, e poi questa nera sotto abiti o maglie scure. Ne potete scegliere anche in realtà se entrambe nere, se entrambe color carne, se non nero stanno anche bianche, ma non voglio sbagliarmi, oppure fare uno e uno come ho fatto io, come ho pensato io. Secondo me sono anche molto comode da mettere sotto la tuta da sci, cosa che farò a inizio anno prossimo quando andrò a sciare. Procediamo con lei ed inizia qui il trend di quest'anno autunnale per quanto riguarda i colori. Infatti questo è un burgundy che è super super di tendenza questo autunno. È una maglia con scollo a V e colletto. A me piacciono tantissimo le maglie con scollo a V. Più che una maglia è un maglioncino a costine, super morbido, taglia S, e mi piace tantissimo, e secondo me può essere molto molto versatile. Il borgogna è un colore elegante, tipo il blue navy, il nero, il grigio scuro, però appunto non di questi colori, ma un po' più tra virgolette colorato, però allo stesso tempo elegante. Taglia S. Comunque se mi dimentico qualche taglia ve la metto sempre in info box. Ora invece procediamo con dei pantaloni che appena ho visto ho detto no, devono essere assolutamente miei. A parte che altro trend di quest'anno, di questo autunno, è il marrone cioccolato, che è esattamente questa punta qui, e sono dei jeans non semplici marroni, ma sono dei jeans marroni a vita alta con effetto lucidino che scendono a gamba dritta. Sono stupendi. In più hanno queste cuciture qui vicino al ginocchio che rendono tutto quanto più particolare. Mi piacciono tantissimo. Io sono alta 1,65 e mi arrivano leggermente sotto il tallone. Io mi piacciono più i pantaloni leggermente più lunghi rispetto che arrivare sulla caviglia. La vita è perfetta. Io sono sempre una taglia 40 italiana e questa, se non erro, è una 26, esatto, che corrisponde a ITA 40 ed è diciamo della sezione Musera. Eccolo qui, e questo è il retro. Sono super super comodi. Oggi ho indossato proprio loro, anzi la seconda volta che li indosso questa settimana. Se non mi seguite su Instagram non li avete visti ovviamente, altrimenti li avrete sicuramente visti. E tra l'altro appunto vi dico, seguitemi su Instagram perché lì facciamo tanti tanti abbinamenti, ma anche su TikTok, perché magari ci possono essere delle idee outfit, in questo caso autunnali. Comunque super super comodi e approvati, e persino il mio ragazzo mi ha detto che bipantaloni, così dal nulla li ho indossati e sono uscita di casa e ho detto: Rica, che bipantaloni. E oggi, dato che da me fa ancora caldino, soprattutto oggi è tornato il caldo perché l'altro ieri ha fatto freddo, solo l'altro ieri però, ho indossato in abbinato questa maglia qui, che è una maglia bianca semplice, super... ah no, non super over, però abbastanza over, pur essendo una taglia S, perché l'ho vista proprio over dalla modella, mi piaceva così, non troppo lunga a dir la verità, secondo me della lunghezza perfetta per fare effetto over, ma per non aggrovigliare troppo prodotto nei pantaloni, troppo materiale della maglia. È 100% cotone, sì, è un cotone in realtà non sottile e anche abbastanza spesso. Io stamattina ho un reggiseno nero, oggi me lo sono messa e non si vedeva niente del reggiseno nero, quindi non è neanche trasparente. Secondo me poi abbinamento bianco-marrone è stupendo, quindi diciamo questo è un capo passepartout che va bene per tutte le stagioni, per tutte le occasioni, persino ad esempio sotto a un tailleur, per qualsiasi
occasioni veramente. E ultimo, ma non per importanza, è sempre di capo di abbigliamento. In realtà si tratta di una giacca in pelle. È stupenda! Anche questa del colore della stagione, che è appunto il borgogna. Eccola qui! Ta-dan! Allora, è una specie di bomber, bomberino. Questa è della sezione Caleidra, taglia S. In realtà non avevo mai vista questa sezione, ma l'ho iniziata a seguire sull'app perché fa tante giacche molto molto carine e poi ben fatta, ma veramente, sia dal tessuto alle cuciture, mi piace tutto. E l'ho indossata proprio con una gonna dello stesso identico colore, maglia bianca sotto, semplicissima, e l'ho indossata per il compleanno del mio ragazzo che ha festeggiato in pizzeria. Se riesco vi metto anche una foto con l'abbinamento. E niente, mi piace tantissimo anche per via delle tasche, tipo sulla manica qui sinistra ha sia una cerniera a tasca che funziona proprio come tasca, eccola qui, sia diciamo tasche aperte, dei taschini piccolini. Mi piace tantissimo questa giacca, cioè veramente veramente tanto, e secondo me per questa stagione è super super versatile, e l'ho indossata proprio 2 giorni fa di sera per il compleanno del mio ragazzo. E questi sono tutti gli articoli presi da me per questo video try on haul autunnale. Spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia dato anche magari qualche spunto, qualche idea outfit. E per non essere troppo sempre banale tra virgolette, cioè al posto dei pantaloni marroni ad esempio, pantaloni marroni sì, ma con determinate cuciture e un determinato tessuto anche lucido, può cambiare totalmente l'outfit. In più anche qualche trucco per, diciamo trucco, per non soffrire il freddo questo autunno-inverno, e se siete freddolosi come me, ecco, quelle sono perfette. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo anche il codice sconto Erica24SBS, e tutti i link e i codici dei prodotti li trovate in info box, quindi vi invito anche a dare un'occhiata in info box. E detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale. Per qualsiasi cosa mi potete trovare su Instagram come Red Eric e su TikTok come Ricano Tarancio con 2 O finali. Baci!